capitale, l'equity, un'impresa patrimonializzata, e la finanza a questo punto sì che aiuta con i prestiti a medio e lungo termine. Quindi se invece la risposta della finanza è sempre sul breve termine, perché è la cosa più facile, ecco che c'è una assoluta impossibilità da un punto di vista dei tempi di seguire i cicli industriali o i cicli commerciali di un'impresa con quelli che sono i cicli finanziari. E qui credo che le ricette ancora una volta sono quelle classiche, ma non servono delle ricette particolari. Viene ripreso il tema sicuramente della quotazione in borsa, ma la quotazione in borsa è una delle possibilità per far sviluppare le imprese. Bisogna sicuramente patrimonializzare le imprese, e anche qui viene ripreso un tema che forse non so, credo che neanche in questo periodo è particolarmente di moda, però è quello di aiutare attraverso la leva fiscale la patrimonializzazione delle imprese. Questo serve perché in assenza di questa capacità le imprese oggi, come sono state aiutate le banche per fare le aggregazioni, hanno pochi stimoli, hanno più difficoltà a fare aggregazioni e stimoli per la crescita. Ora il ministro Pastor ha introdotto l'ACE in questo sistema di sviluppo, che credo possa essere un buon meccanismo, sostanzialmente equipara per alcuni aspetti il costo dell'equity al costo del debito. Se si potesse aggiungere il costo dell'equity andando in borsa, c'è anche un vantaggio fiscale, forse da questo punto di vista si aprirebbero anche di più le possibilità per l'impresa. Quindi ci sono ad alcuni temi la possibilità di rispondere anche con delle appunto articolate risposte, però per soddisfare questi bisogni. Le imprese oggi, e questo è un punto anche molte volte sottolineato dal libro, devono essere aiutate anche molto sull'andare all'estero. Un punto che viene ripreso dal libro, che secondo me è fondamentale, oggi non c'è da andare all'estero soltanto per esportare, ma per investire. Ed è fondamentale per un'impresa andare all'estero proprio per investire. Ma ancora una volta occorre un accompagnamento da parte di qualcuno che sui mercati internazionali possa dargli un supporto, ancora una volta finanziario, con strumenti che iniziano a diventare più sofisticati rispetto a quelli normali che vi erano un tempo, che erano un semplice credito all'export, il famoso estero commerciale. E anche su questo le banche italiane probabilmente devono fare degli ulteriori passi avanti per poter accompagnare le imprese, ne hanno veramente bisogno, soprattutto sui mercati che non sono i mercati sofisticati inglesi e americani, ma sono i mercati di paesi non più emergenti, ma sicuramente a alto tasso di crescita. Quindi questi sono gli aspetti sulle quali si può intervenire. Vorrei aggiungere un'ultima cosa sugli aspetti degli investimenti, che invece in questo caso riguardano gli investimenti dall'estero verso l'Italia. Anche qui un aspetto fondamentale, sono citati alcuni casi importanti, alcuni best practice da un punto di vista di situazioni che si sono venute a creare, come anche alcuni casi dell'orrore citati nel libro, che non ripetiamo, ma che sono noti. Ecco, io vorrei prendere un'esperienza che invece ho fatto recentemente in banca di un investimento estero in Italia. Qualche mese fa noi abbiamo venduto una partecipazione che aveva la banca nella pista di Nardò. Non so se qualcuno di voi ricorda, la pista di Nardò in Puglia, una pista storica della Fiat, poi vari passaggi, li ha comprata la banca. Quindi quando sono entrato in centro banca mi sono trovato nel mio portafoglio delle partecipazioni anche l'anello di Nardò, dove venivano a provare, non so se provavano anche la Pirelli sicuramente, però provavano Ferrari, Porsche, Lamborghini, quindi una cosa bella. Devo dirvi, sempre con voi, questo è quello che abbiamo sempre cercato. Ecco, la mondiale velocità di un fatto che mette un'auto a metà, gommata. E quindi è questo che abbiamo fatto. La cosa interessante è che ovviamente questo è un'attività molto bella e interessante, però dal punto di vista economico devo dire che non è facilissimo portarla a break even, però ci siamo riusciti. Al primo anno di break even si è presentato un nostro affezionato cliente, che è la Porsche, per acquistarla. Abbiamo lavorato con i tedeschi per riuscire a fare due diligence di quelle veramente tedesche per mesi e mesi, ma alla fine è andata in porto. Però l'esperienza vuol dire che è andata in porto anche per un altro motivo,
perché ovviamente la pista di Nardò potete capire in un contesto verde, molto attenzione all'ambiente, abbiamo avuto delle difficoltà all'inizio con tutto ciò che riguardava autorizzazioni auto. Abbiamo portato i tedeschi della Porsche dal Presidente della Regione, dagli assessori, gli abbiamo presentato il piano, gli abbiamo fatto vedere qual era l'indotto che si veniva a creare l'occupazione. E devo dire che sono stati bravissimi, perché hanno tolto di mezzo una serie di vincoli che potevano esserci non dal punto di vista ambientale ma dagli altri punti di vista, per poter far sì che i tedeschi alla fine, tranquilli e soddisfatti, hanno acquistato Nardò tra i complimenti di tutti.